esattamente 20 giorni dopo torniamo a Misano e come potrete sicuramente ben vedere dal cielo, ma se non lo vedete ve lo dico io, non c'è una nuvola, c'è il bel venticello del mare, quindi finalmente si può girare in serenità e siamo qui per goderci i 4 turni da 20 minuti in una pista da mondiale al Pirelli Day. Oggi fa abbastanza strano perché sulla pit lane ci sono ancora le tabelle per la posizione delle moto di Rinaldi e di Scott Redding, quindi noi metteremo le gomme esattamente dove le hanno messe loro in pit lane, perché poi fuori loro le mettono in determinati punti della pista, noi li mettiamo in punti della pista diametralmente opposti. Inutile dirvi oggi la quantità di cose che dobbiamo testare: il nuovo assetto della moto rialzato, i semimanubri nuovi, il gas rapido. Io spero vivamente di non ribaltarmi all'uscita della Misano 2, quando e se riuscirò a spalancare il gas. Oggi, viste le temperature, siamo qui anche per fare un test delle SC3 a temperature già elevate. Ieri a Misano c'erano 29 gradi, i tecnici Pirelli della Superbike dicevano temperatura dell'asfalto oltre i 50 gradi, quindi sarà un gran bel test anche per capire se appunto SC3 anche a temperature così elevate, anche con la potenza del 1000, iniziano a cedere un po'. Allora, primo e secondo turno andati, come va? Come va? Non va male, non va male, non va affatto male. Abbiamo fatto il primo turno in 53,3, secondo turno 52,4. Sinceramente, uscendo dall'ultimo turno mi aspettavo di vedere qualcosa meglio del 52, sinceramente pensavo di essere andato più forte, invece no, 52,4. L'assetto rialzato va molto molto bene, la moto è sveltissima e dà la sensazione di essere ancora più semplice rispetto all'assetto originale. Gas rapido, sinceramente mi aspettavo che mi traumatizzasse molto di più, invece turno dopo turno sto abituandomi e mi sto anche trovando molto bene, perché finalmente con mezzo giro di polso riesco a dare piena potenza, quindi molto molto bene. Invece con la posizione dei semimanubri devo abituarmi, la posizione del corpo è molto più caricata in avanti e le spalle, gli avambracci si stancano molto più facilmente, soprattutto nelle staccate, soprattutto negli ingressi, avendo una posizione più bassa si carica molto di più sulle spalle, quindi bisogna abituarsi. Non l'ho detto, ma questa è la mia terza giornata con SC3, il caldo comincia a essere forte e sono davvero molto ma molto contento di come si sta comportando. La cosa bella secondo me di questa gomma qua è che nel momento in cui inizia magari a scivolare un po', non lo fa bruscamente, è come se la gomma ti avvisasse, come se la gomma ti stia dicendo: occhio che se vai avanti così io posso mollare. Quindi una persona cosa fa? Tende magari a dare il gas un po' dopo, leggermente dopo o meno. See the truth and how we both feel. You've been waiting to hear from me. See what's on my mind, so you see.
palazzi, dai! Bellissima esperienza, grande Dario Marchetti, la prossima volta però non mi fotti più perché non ci vengo. Ringraziamento a tutto lo staff del Pirelli Day, organizzati benissimo, giornata bellissima. Noi ovviamente. Abbiamo uno che molto gentilmente al primissimo giro sorpassa in spazzolata, bello sereno. Dov'è che eravamo? Quercia. Alla Quercia. Sorpassato così in spazzolata. Ma lì, cioè, era solo freno di, era un po' di cinema e basta. Ah, era solo cinema. Sì, era solo cinema. Ma la cosa bella è che poi 100 metri dopo mi fa così. Ma seguimi, seguimi. Fatto due curve, no, anche perché oggi io personalmente sono andato pianissimo. Bene, pianissimo. Dillo pure, grazie. Ho fatto 45, però non va il freno. 45 non va il freno. Spesso e volentieri molte persone mi vengono a chiedere consigli, come faccio questo, come faccio quello, nel senso di dispensatori di consigli, io li chiamo così, è pieno il paddock e non si capisce mai un cazzo di quello che devi fare. E quando le persone mi chiedono aiuto, io ho detto vieni una giornata, certo, ci mettiamo lì e ti piano spiego piano, cosa piano dobbiamo fare. Se non ti faccio fare un percorso, non capisci. Certo. E quindi c'è bisogno di quella roba lì. Quindi sono un buon venditore. È un buon venditore. Devo ammettere che è un buon venditore. I wanna fly over mountains. I wanna reach the end. Rise up from the ashes. Andiamo a vedere. Nell'unico turno dove non mi ha trainato nessuno, sono entrato e ho detto guarda, non accendo neanche la GoPro, voglio entrare proprio così easy. E mi stanno dicendo 48.8 all'ultimo turno. Andiamo a vedere. Io non ci credo, cioè finché non lo vedo non ci credo, però. Oh. Oh, 48.3. C'è un errore sui transponder, è impossibile. Eppure parlano, i dati parlano chiaro. Presidente? Non è... 48 basso. 48.3. All'ultimo turno. È l'unico turno dove non ho acceso la GoPro. Ce l'ho io. Sì. Siamo gli ultimi stronzi. Ne mancano ancora. Ne mancati 4. Quello cos'è? Allora, io sono Pasqualicchio Stefano. No, ma aspetta, quello lì che numero era? 149. Grazie. Hai sbagliato? Ma sei mia questa? Però Koroif. È mia? No, ma volevo dire il numero, io mi ricordo che l'ha preso qualcun altro quello lì. Tu cosa c'hai di scritto? 41. Ma perché c'è scritto Pasqua di Costello? C'è un problema. Io ero 40. Me li ha invertiti il merda. Dai, ma vaffan c***o, va. Ma dai, figa! Cosa è successo?
Dai, ma vaffa. Fate schifo. Cosa mi stavo casando? Dai, che siamo tuoi amici. No, fate schifo, dai. Fate schifo. Ci vediamo bene, sì. Però, vedi, mi stavo casando. Vedi cosa serve la testa? Vedi come ti eri ricasato? Certo, adesso sei tornato ancora a te. Adesso la vendo. Tu devi sempre essere così. Non devi guardare il tempo, devi sempre essere così. Ma te schifo. Cioè io sono vendo GSX-R 1000R con 1000 chilometri. Il primo offerente. Che merda. Cioè questo è proprio essere delle merda. Allora, lo scherzo è stata un'idea di Ivano, non mia. Io non c'entro nulla, mi hanno tirato in mezzo questa cosa. Io non volevo farla perché gli voglio bene a Ste veramente. Ebbene sì, ci sono cascato come una pera cotta. Devo ammettere però che gli è riuscito molto bene perché davvero non mi sono accorto di nulla. Devo essere sincero però, qualche domanda me la sono posta alla fine dell'ultimo turno. Sentivo di essere andato bene, infatti ho limato ancora un po' il best facendo un 52-1. Però addirittura scendere di 4 secondi, stanco com'ero, in una pista che continua a essere per quanto mi riguarda molto ostica e difficile, forse anche più di qualche domanda avrei dovuto pormi. E vabbè, anche questo è Pirelli Day. Amicizia, risate, passione, spensieratezza. Riassumendo, una giornata in famiglia, adatta a chiunque, neofiti, esperti, veloci, velocissimi. Condita da privilegi non indifferenti, tecnici Pirelli a disposizione per dubbi o informazioni tecniche, Manuel Poggiali e Dario Marchetti che all'occorrenza sono sempre pronti a dispensare consigli e perché no, a fare un turno insieme a voi. Come è capitato a Piz, il vincitore del mio contest. Ma soprattutto una giornata dove vige un solo ed unico obiettivo, il divertimento. Di conseguenza vi aspetto tutti il 24 luglio al Mugello per il prossimo Pirelli Day perché A. ci divertiremo e ve lo garantisco e B. restate sintonizzati perché per due fortunati iscritti alla giornata Pirelli Day ci sarà un regalo molto ma molto particolare. Se il video vi è piaciuto lasciate come sempre un like ma soprattutto condividetelo con gli amici per fargli vivere anche a loro l'esperienza del Pirelli Day.